Oggi iniziamo a parlare di animazione come si deve e vediamo un po' di teoria. Ci sono alcuni concetti e parole chiave che bisogna assolutamente sapere mentre si sta imparando, o meglio, prima di imparare ad animare, anche per conoscere un pochino meglio in che cosa consiste l'animazione. Perché sì, è vero che tutti noi e tutte noi conosciamo i cartoni animati, ma in realtà solamente in pochi sanno realmente come questi siano fatti. Vediamo quindi inizialmente due concetti base molto importanti, che sono il timing e lo spacing. Il timing di fatto rappresenta il ritmo dell'azione. Supponiamo di voler animare una palla che rimbalza. Abbiamo il nostro piano, abbiamo la palla che seguirà diversi movimenti. Come già sappiamo, per poterla farla muovere bisogna fare diversi disegni. Ci saranno dei punti nei quali la palla rimbalzerà. Ecco, quei punti stabiliscono il ritmo dell'azione, almeno per quanto riguarda questo caso. Ma guardando più attentamente, possiamo notare che ci sono anche degli spazi tra un disegno e l'altro. Infatti, la nostra palla avrà dei disegni più ravvicinati mentre all'apice, e man mano ne avrà sempre di meno quando cade, e questo serve per dare velocità al movimento. Di fatto, quindi, possiamo dire che lo spazio che c'è fra un disegno e l'altro si chiama spacing, letteralmente spaziatura, e appunto è utilissimo per dare la velocità all'animazione. Ma per quanto riguarda il ritmo, parliamo di timing, e il timing, come accennavo prima, è il rimbalzo, i punti dove la palla rimbalza. Ecco, questi due concetti sono molto importanti perché tutta quanta l'animazione si basa su questo. Vediamo ora altri tre concetti che sono fondamentali, proprio le basi per l'animazione. Io ve li dico in inglese perché se ne parla in inglese, che sono gli extremes, breakdowns e in between. Ecco, letteralmente gli extremes sono gli estremi. Supponiamo qui di avere un pendolo. Il pendolo oscilla da un lato e dall'altro, seguendo un arco di azione. Laddove il pendolo arriva all'apice da un lato, quello è un estremo, poi il pendolo seguirà l'arco e arriverà alla fine, e quello sarà un altro estremo. Possiamo quindi dire che gli extremes non sono nient'altro che dei disegni che stabiliscono un cambio di direzione, perché prima il pendolo va da un lato, poi arriva lì e da lì in poi inizierà un altro arco di azione che può essere lo stesso percorso a ritroso oppure uno nuovo, e quindi si parla di extremes. Ma tra un disegno e l'altro ce ne sono molti. Infatti, tra un estremo e un altro estremo, seguendo proprio l'arco d'azione, abbiamo necessariamente un disegno intermedio, almeno un disegno intermedio. Ecco, quel disegno intermedio è molto importante. Possiamo chiamare il punto in mezzo all'arco di azione breakdown o pass position. Letteralmente un'azione di passaggio. È molto importante perché fa capire effettivamente il movimento. Anche solamente volendo salutare con una persona, avremo un estremo qui della mano, un altro estremo qui della mano, e in mezzo avremo una pass position. Quindi questi sono i disegni chiave. Le pass position, o anche chiamati breakdowns, sono quelli più importanti alla fine, insieme ovviamente agli estremi, perché danno una fluidità, danno un senso al movimento. Ma adesso vi chiederete: sì, però effettivamente tre disegni per animare un pendolo che dondola sono pochi. Sì, è vero. E per questo motivo vengono usati gli in-betweens. Gli in-betweens sono di fatto i disegni intermedi. Sono i disegni intermedi fra un estremo e l'altro, fra un estremo e una pass position o un breakdown, e servono a dare fluidità. Anche questi sono importanti soprattutto perché grazie a loro si dà un timing e uno spacing diverso all'azione, quindi sono veramente fondamentali, ma non sono quei disegni che finiscono nello storyboard quando effettivamente si va a creare l'animazione, a pianificarla. Ecco.
Io spero che questo video vi sia stato utile, spero che questo video sia stato interessante. Se avete domande, ovviamente fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se vi interessa l'animazione, pubblico regolarmente contenuti riguardo animazione, tutorial, diciamo cose informative, ma anche recensioni di film. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo presto!